Amici di Voce Nuova, siamo all'esterno del municipio di Aversa, dove quest'oggi nella sala consiliare il vescovo Angelo Spinillo benedirà tutta la giunta comunale e i cittadini di Aversa. Vi facciamo sentire alcuni passi del discorso tenuto da Sua Eccellenza Monsignor Spinillo dinanzi a componenti dell'amministrazione comunale, al senatore Lucio Romano, ad un gran numero di cittadini e personale della Protezione Civile accorsi per l'evento. Io penso che lei sia stato in questo periodo di permanenza in questa città esempio non solo dal punto di vista spirituale ma anche dal punto di vista civile, perché alcuni temi che sono stati trattati, che sono stati sollecitati alla riflessione comune, sono di straordinaria rilevanza e lei non solo sulla questione di Roma, ma in tante occasioni è stato presente laddove c'era necessità, c'era bisogno. Tradire una persona è consegnare questa persona nelle mani di chi non la farà parlare, di chi non la farà più vivere, di chi non ha interesse a che questa persona sia presente. L'opposto del tradimento è la fedeltà. E Gesù è colui che è fedele, fedele fino alla fine. Essere fedeli significa essere presenti. Essere presenti e avere attenzione per la presenza dell'altro. E allora Gesù è colui che sulla croce, agli occhi di tanti, sembra essere il debole che viene sconfitto, il debole che è umiliato, il debole che non ha più nessuna possibilità di dire una parola che possa essere creduta, e invece è colui che in quel momento è fedele, fedele con la sua presenza alla presenza degli altri. Augurare a voi, alla vostra, alle vostre famiglie, una serena Santa Pasqua e poi naturalmente concludere con un gesto che si fa con persone appunto delle quali si ha stima, rispetto, ma non solo affetto. Che cosa dovevamo regalare? L'organizzazione qua è stata abbastanza ripresa, abbiamo semplicemente voluto con come si fa con persone questa magari è una sorpresa, non è nulla di impegnativo, è semplicemente un pensiero che va nel senso della funzione alta che aveva fatto. Se permettete ve lo leggo con questo breve rigo di preghiera finale, poi insomma mi ha piacere di averlo, Don Giampaolo lo può distribuire. Ecco, cuori avvezzi alla rassegnazione rotolano una grossa pietra a chiudere come sempre nel nulla una smisurata passione d'amore. Ma il Golgota oggi narra di una storia nuova, testimonia di una morte che non strappa la vita, di una morte che non ha più potere sulla vita, di una morte in cui la vita è compiuta. La luce brilla tra le tenebre e le dissolve, l'acqua penetra la terra e la feconda. Gesù, il Cristo, è entrato nel peccato del mondo, ha affrontato la morte dell'uomo, ha donato la vita e ne ha rivelato la verità. Io credo, il terzo giorno risuscitò da morte. Non mi abbandonare, mio Dio, rassegnato al nulla, che io viva con te la passione per la vita. Oltre ogni tempo, oltre le cose, donami sempre di sperare il terzo giorno. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto cielo e terra. E benedica tutti, vi custodisca nel bene Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie, auguri a tutti.